Ciao a tutti, come va? Spero bene. Stamattina, mentre guidavo in un paesaggio spettrale avvolto nella nebbia tra le campagne, mi è venuto in mente che è appena passato un venerdì 13, di cui molti hanno parlato, e che ci avviciniamo alla festa dei defunti e per alcuni ad Halloween. Ma nella nebbia stamattina avevo voglia di primavera. E la primavera, unitamente al culto dei defunti, mi ha fatto venire in mente le feste antesterie dell'antica Grecia. Queste feste si praticavano i giorni 11, 12 e 13 del mese di antesterione ed erano tra febbraio e marzo. Questi 3 giorni erano considerati dei giorni nefasti perché si pensava che le anime dei defunti andassero in giro liberamente e tutti i templi della città venivano chiusi e attorno ad essi veniva fatta passare una corda o una fune, che dir si voglia. Il primo giorno era un giorno, se vogliamo, festoso. Venivano aperte le giare con il vino nuovo e c'era anche una gara di bevute. Il secondo giorno c'era un corteo, il simulacro di Dionisio veniva portato al tempio della palude. Durante questo corteo erano permessi scherzi e lazzi di varia natura. C'erano delle persone che indossavano delle maschere, quasi un po' come il nostro carnevale che cade a seconda della Pasqua nello stesso periodo. E la moglie dell'arconte re, scortata da 14 donne, accompagnava al tempio il simulacro di Dionisio. Queste 14 donne erano dette venerabili. E questo è un dato importante perché le venerabili erano in qualche modo le sacerdotesse di Dionisio. Arrivati al tempio, venivano praticati dei culti di natura misterica, dei quali conosciamo poco. Però è assolutamente importante e interessante notare come venissero praticati questi culti, che saranno oggetto delle prossime chiacchierate sia su YouTube, sia magari in qualche libro o qualche post sul mio sito, che vi ricordo essere micheleleone.it. Al terzo giorno, detto anche festa delle marmitte, venivano preparate delle pietanze a base di semi e venivano preparate per essere offerte esclusivamente a Hermes Tonio e a Dionisio Zagreo. L'importanza di Hermes non va mai sottovalutata o dimenticata, perché Hermes è il dio psicopompo, è il dio delle forze del mondo infero, è il dio messaggero tra questo e quell'altro mondo. Come Dionisio Zagreo è in qualche modo una forza, una potenza ctonia. Quindi quando vogliamo poi andare a parlare di ermetismo, non possiamo non andare a guardare a questi riti, a questi culti, soprattutto quelli dionisiaci che poi potevano prevedere in alcune manifestazioni, ricordando le antiche religioni arcaiche, gli antichi culti arcaici, manifestazioni di ebbrezza, parossismo, orgiastiche. Gli altari su cui venivano fatte le offerte erano 14. Perché l'importanza del numero 14? Perché quando Dionisio venne smembrato dai titani, venne smembrato in 14 parti. Solo il cuore venne recuperato dalla madre. Ma questa è un'altra storia, come è un'altra storia lo smembramento di Osiride. Detto questo, a presto, alla prossima, ciao, gioia, salute e prosperità.